Salve a tutti amici amanti del mare, nella puntata precedente vi abbiamo mostrato come procurarvi seppe e calamari, da sempre le esche regine per la traina col bimbo invernale. Per chi fosse interessato a vedere il video vi lascio il link in descrizione. Vediamo se domani ne esce qualche pesciolino degno di essere chiamato pesce. In ogni caso ci aggiorniamo domani mattina, la sveglia come sempre suonerà molto presto, ma a noi piace così. Buongiorno ragazzi, 19 marzo. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Angelo, buongiorno. Andiamo a vedere l'orologio. Fai l'educato. Andiamo a vedere l'orologio. Levataccia anche stamattina, sono le 5 e mezza ma siamo in piedi dalle 3 e mezza praticamente. Fra un po', fra una mezz'oretta accosteremo verso la zona di Traina e ci aggiorniamo dopo. Come potrete notare, mentre Adriano combatteva la sua preda, un secondo pesce ha attaccato la seconda canna.
Però questa è carina. Piombo! Piombo! Ma già ce l'hanno, 20, ce l'hai! Non ti do! 28! 28! Yes! Sempre uno e due, vai, vai, allo. Beh amici, dopo aver battuto con successo la prima zona di pesca, purtroppo per me era arrivato il momento di scendere a terra. Perciò per godermi gli ultimi momenti della giornata, decido di contattare un mio carissimo amico, Eligio, e di trasbordare a bordo della sua stupenda Marea 19. Angelo e Adriano proseguiranno la loro pescata per tutta la giornata, mentre noi ci godremo un'altra mezz'oretta di traina per poi rientrare in porto. Quanto è tutto? Siamo a 43. Tra poco scendiamo e poi dobbiamo risalire. Cambia. Vai, vai! Piano, piano, con calma, con calma. E via. Prendi tu, piombo. Fai il pesce. Vai, vai, vai. No, non lo tira la mano, non lo tira la mano lì. Non lo so, c'ha due ami in bocca. Sono a posto. Bello! Beh ragazzi, si è conclusa un'altra fantastica giornata di pesca. Torniamo in porto soddisfatti perché, come avete visto, le emozioni non sono mancate. Però il pensiero è sempre uno. La prossima giornata di pesca. Magari a slow, magari con un bel palamito. Cosa volete vedere voi? Fatemi sapere nei commenti. Nel frattempo il prossimo video in uscita sul mio canale sarà un video di caccia, dedicato alla caccia col cane da cerca per canali, dove cercheremo di insidiare beccaccini e rallidi. Vi aspetto in tanti amici, questo è Wild Experience Italy, dove la natura è la protagonista.